1, 2, 3, sync. Microfono, 1, 2, 3. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Minecraft Vanilla. Oggi andremo a finire la nostra villa. E con finire intendo, sì, proprio tutto quanto l'esterno. Infatti sono qui che sto farmando i miei 3 miliardi di stack di quarzo. Infatti, come vedete, qui abbiamo ancora due righette, una righetta e mezzo in realtà, di oro che sta andando giù. L'hopper è pieno ed è piena anche la nostra tramoggia. E qui il nostro piglin Gianfranco sta lavorando come non mai. Ma nel mentre il signor piglin lavora, io direi ragazzi che possiamo andare a farci i blocchettini di quarzo e andare un attimino nell'overworld a posizionarli. Ragazzi, non mi ricordo come avevamo detto che avremmo messo il quarzo. Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere dall'interno, perché avevamo detto che avremmo fatto lo spessore esterno, quindi dovrebbe andare su questo lato. Però non mi ricordo se era da fare tutto in quarzo oppure dovevamo metterci del legno di giungla. Però così non mi fa impazzire, quindi mi sa proprio che metteremo il legno di giungla. Bene, ora devo un attimo capire come andare a posizionarlo, perché effettivamente è un po' complicato. In realtà penso che questi qui li possiamo spostare verso dentro e lasciare poi qui alla fine il pezzettino che esce. Così gli diamo anche un po' di spessore a questa parte qui, che tra l'altro andrei forse a fare nera di nuovo posto che bianca. Adesso vediamo un attimo con tutto finito. Farla nera avrebbe anche più senso, perché è comunque questa parte che diciamo avvolge il nostro edificio dall'alto, e qui risalterebbe ancora di più questa cosa. Qua tra l'altro mi servono delle slab, mannaggia a me. Ora che ci penso, qui dobbiamo fare anche delle scale, quindi io andrei a fare magari una bella parete da tre in questo modo. Voilà, così arriviamo a filo e poi qui potremo lasciare il vetro completo e la stessa cosa di qua. Così possiamo metterci le scale a pioli qui e anche di qui senza problemi. Direi che è un'ottima soluzione, anzi andiamo già a bucare il nostro pavimento sopra, così poi possiamo metterci già le scalette. E poi abbiamo recuperato anche le slab che andiamo a mettere immediatamente. Andiamo a farci una bella dormitina. Andiamo a mettere le ultime slab qui sopra, così poi quando metteremo il vetro non avremo problemi. Voilà. Bene, vetri messi, così non ci scordiamo che vanno in quel punto. Ora non ci rimane che posizionarli anche da queste parti. Per quanto riguarda il tetto invece, dato che di quarzo ne abbiamo in abbondanza per ora, se magari riesco a centrare il punto. Ok, ce l'ho fatta dopo svariati tentativi. Allora, qui dovevamo andare a chiudere con le slab, se non erro, e poi dovevamo fare tutto il giro. Qui sopra invece volevo appunto riprendere questa cosa qui che avevamo fatto qui sotto. Quindi dobbiamo andare a posizionare un blocco con poi sopra delle scale. Quindi andiamo a farci tutto il nostro perimetro. L'ultimo, bene. E ora per adesso il quarzo l'abbiamo messo tutto. Ora direi di chiudere il nostro edificio con le slab più o meno a quest'altezza. Così sotto abbiamo il pavimento normale, diciamo. E poi sopra avremo un effetto molto più spessorato. Voilà. E poi sopra, una volta che avremo messo le scalette, ragazzi, potremo andare a fare anche una bella piscina sul tetto. Così abbiamo sia la piscina di sotto che anche la piscina sopra. Ovviamente non tutta, perché ci serviva del posto. Probabilmente potremo andare a sfruttare questo elemento centrale per fare la nostra piscina. Andremo a fare questo muro qua, questo muro di qua, e poi avremo la nostra piscina esattamente in centro, con le scale a destra e le scale anche a sinistra a questo punto. Magari potremo fare anche un bel ascensore, il che significherà levare un po' di vetro, però a noi importa ben poco, dato che comunque, beh, qui si vede poco e niente e di là in realtà abbiamo la vista sul villaggio, quindi non è un problema troppo grande, anzi possiamo letteralmente magari fare due finestre in punti separati o levare un po' di vetro e poi fare l'ascensore, oppure fare direttamente l'ascensore qui dietro. Adesso vediamo un attimo, intanto vado a farmare altro quarzo, ragazzi. Allora ragazzoli, è passato un pochettino di tempo e ho lasciato farmare un altro po' di quarzo durante la giornata e non mi ricordavo più cosa dovevamo fare, ma dobbiamo fare altre slabettine. Voilà, non penso basteranno mai, ma intanto è già un buon inizio.
Stavamo finendo prima questa cosa qui. E poi stavamo parlando, mi pare, di fare la piscina sul tetto. E infatti questo qua l'avevo lasciato aperto proprio perché dovremmo andare a metterci... Ehi. No. E questo qua? Da dove è arrivato? Tanto ragazzi, avevo dimenticato le shaders. Quindi adesso le abbiamo anche rimesse. E in realtà mi sa che qui andava chiuso perché le scale dovevano essere su questi cosi qua grigetti. Se non erro, poi stavamo facendo con le slab il tetto. Esatto, infatti dobbiamo andare a chiuderlo. L'unica parte che non andiamo a chiudere è appunto questa centrale, perché dobbiamo andare a farci la piscina. Che appena ho farmato un attimino di clay, andremo anche a studiarci. Penso che andrò alla mesa a prendermi la clay base, così da poi poterla trasformare in clay nera e stare un attimino prima a finire questa build. Qui aggiungiamo sempre le nostre slab per chiudere meglio il pavimento. E la stessa cosa andiamo a farla da questo lato. Voilà. Bene, e ora direi di trasformare tutto ciò che abbiamo in scale per dare quell'effetto che volevamo. Perfetto, e anche oggi il quarzo è stato finito. Andiamo a fare tutto il cornicione ora. Ovviamente il quarzo non basta perché l'abbiamo già finito e ci mancava veramente poco. Però dato che abbiamo il legno di giungla, direi che possiamo andare a farci le porte, così intanto possiamo iniziare a mettere queste qui nei vari posti dove vanno. Ad esempio qui verso l'interno, qui pure verso l'interno. Voilà. Però magari dal lato opposto, grazie, così non mi piace. Va bene, stai come vuoi, non importa. E poi queste ultime sempre di qua, così abbiamo anche le aperture da questa parte. Mentre di qua dobbiamo solo andare a chiudere. Ragazzi, ho trovato altre 4 slab nelle ceste e mi è venuta un'ideina adesso che è finito. Se noi questo qui lo prolunghiamo verso su e li colleghiamo, secondo me potrebbe uscire qualcosa di carino. E non so se possiamo farlo dall'altra parte, ma penso proprio di sì. In questo modo gli diamo anche una continuità. Allora ragazzoli, è passato un po' di tempo, sono finalmente tornato a casa. Ho recuperato un bel po' di quarzo, abbiamo ben 56 blocchi che spero basti, sinceramente. E se non erro, da questa parte, più o meno in questa direzione, dovrebbe esserci una spiaggia con la mesa. Facciamo che aumentiamo un po' i chunk prima di perderci. Ah, qui sto iniziando a vedere della sabbia. Dato sì, potrebbe laggare un attimino, ma giusto perché ho alzato a 32 chunk. Ok, mi sa che non era in questa direzione la mesa. No, decisamente, torniamo indietro. Oh, attenzione, attenzione! Ma guardate un po' cosa abbiamo trovato. È proprio lei, la mesa. Che tra l'altro non ho la minima idea di dove sia, ma quelle sono le coordinate, quindi me le salverò poi. Questa dovrebbe essere la terracotta che mi serve, in teoria. Questa più il colorante nero dovrebbe farmi appunto la clay scura. Adesso ne prendo giusto un pochettino e poi finiamo la nostra villa. Prima di tornare a casa però, siccome non sono sicuro sia questa, facciamo un piccolo controllino. Direi proprio che è questa, anche se a me serve il ciano. Ciano che penso si faccia con nero e bianco, quindi devo andare a recuperare anche del bone meal. Ah, sinceramente 2 stack penso bastino, quindi direi che possiamo andarcene. Oddio! Ma cos'è questo posto incredibile? Wow, bellissimo! Ma c'è pure il... come si chiama? Il muschio. E pure quella caverna lì. Wow, veramente bello sto posto. Segniamocelo, guardate che figata. Ora però non ho la minima idea di dove sia casa in realtà, dato che quella l'ho trovata molto a caso. Penso sia più o meno in questa direzione. Potrebbe essere la giungla di bambù che abbiamo di fianco casa. Ha un bel beacon che spunta. No, E mi sa che ci siamo ufficialmente persi, ragazzi. Oddio, bello sto archetto qua. Mi sa che è tempo che io vada a recuperarmi le coordinate. Oh, ma qua c'è un mega buco. Bello, bello pure questo, wow. Ma il nostro mondo è spettacolare. La cosa che mi fa strano è che non sto riconoscendo nessuno di questi ambienti. E la cosa non mi piace proprio per niente.
Ah, qui sembrerebbe esserci tipo una savana. Quindi magari siamo vicino a casa. Quanto sarebbe bello se trovassimo il legno di Dark Oak in questo momento, dato che la scorsa volta l'abbiamo abbandonato nella cesta che avevamo lasciato alla magione. Farebbe molto ridere il fatto che io l'abbia cercato per ore e ore senza trovarlo e poi mi risponda esattamente qui a caso. Va bene ragazzi, mi fermerò qui anche perché l'elitra si sta per distruggere e vado a cercarmi le coordinate. Oh ragazzi, se le coordinate che ho sono corrette, siamo veramente, ma veramente lontani. Ci siamo allontanati un sacco. Perché dobbiamo andare a 1889 e meno 223. Anche il 1800 era col meno in realtà. Cioè siamo veramente distanti. Devo conservare bene i miei razzetti e devo tenere anche sott'occhio l'elitra ora che ci penso. Adesso la Z sta calando vertiginosamente, quindi forse ce la facciamo. Devo giusto trovare qualche mob da uccidere per curarmi l'elitra, ma per il resto direi che ci siamo. Oh ragazzi, un villaggio di villager. Incredibile. Quante cose che si scoprono. Doppio villaggio di... Aspettate, questo forse è il villaggio che c'è dietro casa nostra? Assolutamente no. Mannaggia. Vabbè, credo che farò un piccolo pit stop. Magari mi tradano qualcosa. Buonasera. Sei inutile. Però quello scheletro mi interessa.